raccontare la sostenibilità a 360 gradi, dal turismo lento all'economia circolare, alla lotta allo spreco, fino all'attivismo climatico, alle energie rinnovabili e alla moda sostenibile. È questo l'obiettivo di Fa la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che torna a Milano per la sua 19ª edizione, organizzata dalla casa editrice Terre di Mezzo. Chi produce ha una grandissima responsabilità, vuol dire essere sostenibili e mettere al centro non soltanto la sostenibilità economica, non soltanto i risultati economici, e le grandi aziende ormai ragionano in questa dimensione, ma mettere al centro la sostenibilità a 360 gradi e quindi tenere conto delle relazioni con i lavoratori, con l'ambiente, i temi dell'inquinamento, i temi della scelta delle filiere e delle materie prime. E per i consumatori significa, come si diceva un tempo, votare con il portafoglio, e cioè sostenere un tipo di produttori invece che un altro, e così disegnare il futuro verso il quale andiamo. 9 le aree tematiche: turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore, con oltre 450 realtà espositive innovative, responsabili e selezionate con cura, provenienti da tutto il territorio nazionale. Per la prima volta a Fa la cosa giusta anche il Club Alpino Italiano, con uno stand di 150 metri quadrati, anche per sensibilizzare i visitatori sui problemi della crisi climatica e sulle criticità di natura ambientale che interessano le montagne del nostro paese. È la prima volta che siamo a fare la cosa giusta, ma abbiamo fatto la cosa giusta a venire. Si vede già solo dall'entusiasmo di questa prima mattina, tutti questi giovani, insomma, è la fiera giusta per noi questa, dove c'è un'attenzione all'ambiente, ai giovani, è il messaggio che noi vogliamo veicolare per una montagna che sia sempre più attrattiva. Motore di sostenibilità e stili di vita più green è anche il mondo dell'alimentazione. Sempre di più sono le realtà locali che investono su agricoltura biologica, biodinamica, chilometro zero e filiera del commercio ecosolidale, ma sono diversi anche i progetti con un obiettivo sociale. Siamo un birrificio artigianale sociale, ovvero un birrificio che viene fondato nel 2015 per dare opportunità di lavoro e inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità prevalentemente di tipo cognitivo. All'interno del birrificio tutte le attività sono strutturate insieme a un'educatrice che segue i percorsi per permettere ai ragazzi con le loro difficoltà di poter conoscere un ambiente di lavoro e una professionalità, e quindi un po' alla volta imparare delle competenze che possono essere utili per il loro futuro, per il loro mondo del lavoro, ma soprattutto per poter stare bene e acquisire migliori autonomie e autostima in se stessi.